Eccomi ragazzi e ragazze, eccomi che mi hanno tirato le orecchie, in senso simpatico, ma allora ve ne parlo tra un attimo. Allora, senza se e senza ma, questo modello funziona su tutti i time frame e su tutti gli strumenti. Poi io sto rimanendo sul 15 minuti del DAX, ma guardiamo anche i 5 minuti. L'un minuto l'abbiamo visto durante la Open Day di ieri, non ho voglia di registrare tutti i segnali di questa settimana, ok? Quindi ovviamente neanche ho voglia di fare tutti e neanche riesco a fare tutti perché sono un essere umano come te che mi ascolti. Quindi andiamo al lato pratico. Questo sistema è a prova di testone e a prova di testona, si possono fare i soldi? Sì. Allora, partiamo dal 15 minuti. Poi ieri chi ha partecipato ha visto anche un trigger d'ingresso. Ora, Fabri, ti sembra corretto pubblicare quello che hai detto ieri, che forse non ti sei accorto di quello che hai detto, nel senso cose un attimino che metterle così in pasto al web e ci ho ragionato. Allora facciamo una cosa, adesso ti faccio dei segnali, poi vediamo un attimino, magari vabbè, tra un attimo. Allora vediamo un attimo, segnali perfetti. Allora qui c'è un forecast rosso, ma non c'è la candela con il segnale sulla precedente, poi vedrai cosa voglia dire. Quindi tu sei lì, hai tutti gli alert, poi come sempre questi sono oggetti informatici, si possono richiamare tramite un expert advisor, quindi va bene. Qua c'è un forecast verde e però non ho la candela in soglia, di poco, di poco. Allora da qui è chiaro che se io avessi comprato subito avrei vissuto uno strappettino di 9 punti e mezzo, mi andava contro, mi ritornava. Ma noi qui possiamo anche innescare solo con quello che appunto ho detto ieri nella Open Day, ok? Quindi detto questo, in ogni caso, se voglio tradare poco e pesante, parlo per me, quindi posso dirlo, allora io questa qua non necessariamente l'andrò a fare perché vedete qua il giallino, l'indicatore sotto giallo, non è per un capello in soglia, ma non in soglia. Andiamo avanti. Questa ha risposto subito, ma anche la precedente non in soglia. Quindi quelle perfette si possono fare pesanti. Le altre hanno delle sfumature che non rendono il modello completo, però tendenzialmente non sbagliano. Avete visto ieri chi era durante l'Open Day, lo vediamo tra un attimo, con la frase che ho detto più volte ieri. Quindi questa niente. Poi, qua così, questa qua la posso fare. Esattamente, è stato un caso di studio di ieri anche, no? Quindi se io entro lì, ok, mi va contro, poi che mi ritorni è gradita questa cosa, ma mi va contro di troppi punti. C'è una maniera migliore per evitare di entrare subito qui? Sì, c'è, ok? Ma in ogni caso, se entro lì senza fare 2 miliardi di altri pensieri, la candela precedente al setup anche giallo, entro, metto uno stop di 20 punti, ne perdo 20. Poi in giornata stessa mi ritorna un altro segnale, questa qua non la faccio perché la candela precedente non è come setup giallo a posto, questa è perfetta, quindi come faccio quella là? Entro subito e qua questa è la zona target, ne prendo 40, 45, 50, quindi comunque se su 20 punti entro con l'1% o di più, ma sono fatti miei, allora prima perdo l'1 e poi dopo faccio il 2 pulito, nel senso... Due qualcosa, quindi due pulito meno uno, faccio comunque più uno, ok? Andiamo avanti. Qua lo fa poi la sera a cavallo tra questa giornata e la precedente ho fatto il webinar che è già partito. È partita, intanto si becca nuovamente i miei ringraziamenti e avete già concretizzato e vabbè, chiaro, chi parte ha una certa convinzione, un certo ichinen, no? Come dico io, e quindi avete capito. Però chi vuole partire con più tranquillità il giorno dopo, non subito cliccare, si può anche studiare un attimino un po' il modello. Va bene, allora in questa giornata qui sostanzialmente il discorso è quale? Che questo segnale in tendenza non mi garba tanto, questi tre segnali accumulano una causa long che poi effettivamente si è manifestata, ma non avevano i setup perfetti e siccome era il giorno dopo al webinar mi piace concretizzare con massima coerenza. Questa candela è rialzista, ha un forecast predittivo rosso e la candela precedente aveva esattamente il setup giusto. E quindi, lavorando short, sono andato a incassare. Ok? Quindi, poco trading, perché comincio ad avere anche i miei anni di trading, quantomeno, e mirato e pesato bene e tanto.
Questa è la giornata della Open Day. Semplicemente ho detto che se avessimo avuto tutto a posto, a maggior ragione che durante l'Open Day siamo veramente tantissime persone, non dico i numeri, ma siamo veramente in tante, per cui insomma io lo so e quindi ho maggior pressione. Allora dico ok, se il segnale è perfetto, ci mancherebbe altro. Se la causa long c'è, la causa long c'è e proprio dovessi cliccare, allora cliccherei long. Poi su questo martello, su doppio minimo con il minimo notturno, acquisisce il suo valore aggiunto, va bene. Però, questo me lo faccio da solo. Questo te lo fai tu da solo o da sola. In una giornata con così tante persone, insomma, trado il segnale perfetto. Ok? Finito. Poi, oggi ha dato un segnale di continuazione short, quindi questa mattina abbiamo anche discusso sul fatto che i mercati non siano mai realmente in ipercomprato, in ipervenduto. Tra un po' lo vediamo su 5 minuti. Qui ha dato un predittivo da lì per la candela dopo e successive fino a prove contrarie, come è successo qua sui minimi short, ok? E però io non entro in tendenza, l'ho già spiegato anche per tante ore ieri, e poi poco fa ha dato un predittivo long. Pardon, sì, ha dato un predittivo long che ha spaccato il capello, ma anche qui la candela precedente non aveva il setup giusto. Quindi, detto questo, poi ognuno fa ovviamente le proprie considerazioni, le proprie scelte, ok? Bene, guardiamo i 5 minuti, sempre di questa settimana. Poi l'un minuto lo eviterei per il solito discorso che sono già tanti segnali così. Poi, andando alla ricerca di quello perfetto, se ne possono fare pochi mirati e ottimi, ma va bene, hai capito. Allora, quindi il 18, partiamo da mattina, qua c'è un forecastino, ma non c'è la conferma dell'indicatore giallo, comunque sono le 9 e un quarto, è presto per me. Andiamo avanti, tutto mercato qui casuale, e una cosa importante che ho detto ieri, questo indicatore è settato a 5 periodi. Ok? Quindi se tu ti setti un qualsiasi oscillatore basato sul prezzo, è presente nella MetaTrader 4, 5, nella MetaTrader 3, ok? Nella altre piattaforme, dai, non facciamo pubblicità a altre piattaforme, tu vedrai che anche in questa fase dove il mercato è a livello scientifico intercettato come casuale, non ha memoria, tu vedrai ipercomprati e ipervenduti che non esistono, eppure. E vabbè, dai, ne abbiamo parlato ieri, ok? Quindi è importante però questa cosa e sto facendomi un'idea che veramente questo modello è stratosferico unito ai volumi e unito ai soldi, perché è evidente, è troppo evidente, poi vabbè, chi fa i volumi la sa già ovviamente questa cosa, ma è troppo evidente che dove arrivino i soldi e tu li attendi, apertura di Londra per esempio, eccetera, arrivi anche della memoria. Fantastico, quindi intercettiamo la memoria dei soldi, strepitoso. Non crediamo più alle fiabe, alle favole dell'asino che vola, dell'ipervenduto e ipercomprato. Qui un qualsiasi indicatore ti dice ipervenduto, compri, invece questo dice addirittura vendi. Ok? Poi, che io non le faccio, vabbè, l'ho già detto, questa qua mi dà long, ecco la candela precedente ha l'indicatore in soglia. Allora, hai tutti gli alert, tutti gli automatismi, chiude sui minimi questa candela, forecastino verde, la candela precedente in soglia, fantastico, da qui hai un long, boom, perfetto. Questa qua ti dà una contromossa che ti può aiutare anche a flattarti, diciamo che non hai nella candela precedente l'indicatore in soglia, per cui ci siamo capiti. Poi io te le registro così te le guardi, anche perché oggigiorno, ragazzi e ragazze, veramente poche operazioni pesanti, non tutti i giorni. Se però a te piace fare tutto quello che ho sempre fatto anch'io come trading assiduo, te le registro, te le vedi e con serenità, ragazzi e ragazze. Poi per me è defaticamento, mi preparo il mio weekend, magari farò qualche esperienza con il freddo, boh, non si sa, vedremo e avanti tutta. Va bene, quindi questa qua è un forecast short ma non ha a posto prima, la candela prima, questa qua è un forecast short ma non è a posto prima, questa è ma non è a posto prima, quindi è un'unione di intenti che quando si concretizzano diventano interessanti. Questa qua è short, ha la candela in soglia la precedente, se sei bravo o brava e gradisci andare in trend,
Questa qua non ha la candela prima a posto, questa qua non ha la candela prima. Ah sì, questa qua ha la candela prima a posto, pardon, scusami. Questa qua ha un forcastino verde. Il fuorigiri non lo sto menzionando perché questo concetto qui sotto secondo me è ancora più interessante, però si può anche aspettare il fuorigiri. La candela precedente ha l'indicatore in soglia, quindi io da qui sono long. E mi aspetto che di riffo di raffa, se non pagherà subito, ci ritornerà. Ma non dico sempre, ma ci manca poco. Quindi è chiaro che però Fabri, ma se io ho comprato qui, dove lo metto lo stop, eccetera. E ne abbiamo parlato ieri di come entrare. E chi era presente ieri, e poi dopo parliamo della registrazione, qui dovrebbe vederci qualcosa. Ok? Punto, puntini. Questa qua non ha l'indicatore precedente in soglia, questa qua non ha l'indicatore precedente in soglia. Quindi qua, poi ragazzi, ragazzi, ci sta anche di entrare a prendersi uno stop e poi, ripeto qui che si rientra e si rifà correre, si prende molto di più di quello che è stato la stop loss, lo stop loss, insomma, ce la facciamo, dai. Ok, andiamo 19, 20. Il 20 qui che ora è 7:25 troppo presto. Qua è 9:35 ancora presto, ma non c'è la soglia. Questa qua 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 c'è la soglia. Ok, quindi questa qua è l'unica che ha il predittivo e nella candela precedente ha l'indicatore in soglia. Vedi che prima non c'era stata neanche sopra. Quindi da qui vado short e parla da solo. Poi, ma Fabri, qui cosa faresti? Posso anche mettere stop a 0 e tutelarmi, non so quanti punti siano, ma questa qua non la uso per entrare perché la precedente non è in soglia. Questa qua ha il predittivo verde, la precedente non è in soglia. Ok? Punto. Quindi ti metti lì a casa tua, nel tuo ufficio, dove tradi, insomma, ok? E spegni il cervello ed esegui con serenità e approva veramente di testone o di testona questa cosa qui. Detto questo, questa qua non ha sì, non ha la soglia nella candela precedente. Questa qua non ha la soglia, i mercati non sono mai prevenduti per comprati, sono un'altra maniera, sono stazionari se li studi con i rendimenti, ma è diverso, quindi i furbetti hanno divulgato un'analisi tecnica mischiando la stazionarietà con l'ipercomprato e l'ipervenduto, che non esistono, mentre esiste la stazionarietà e la memoria tra le serie storiche, e qui le andiamo a intercettare. Questa qui, ad esempio, 8:55 per me è presto, aspetto i soldi di Londra, ma forecastino rosso su candela precedente in soglia, quindi se vendo subito qui, intanto va subito a 10-12 punti e può avere il suo perché. Ma vedete che poi non sono arrivate altre contromisure rispetto a questa e il mercato per un bel po' è sceso, ok? Questa qua non ha la soglia, 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 poi qui o è presto o è tardi, questa è presto. E qui i mercati, ripeto, non sono mai ipercomprati, ipervenduti. Questa ha il forecastino verde, la precedente in soglia. Spengo il cervello e vado. Io, ripeto, quelle in tendenza per adesso non le gradisco. Questa qua, però, quelle che hanno anche la soglia, effettivamente. Questa qua ha un predittivo rosso che poi si è concretizzato dopo, ma la precedente non è in soglia. Questa qua ha un predittivo rosso. Ma la precedente non è in soglia, questa qua ha un predittivo rosso e la precedente è in super soglia, da qui short. Ok? Finito ragazzi e ragazze, col cervello spento. Dopodiché, dal punto di vista della serie storica DAX su 5 minuti, da dopo questo evento il mercato è diventato casuale. Su tutti i time frame, su tutti gli strumenti. Basta, più di così. Sì, direi di fermarmi qui perché andare a vedere anche l'1 minuto diventa veramente un attimino troppi segnali. E poi comunque l'1 minuto di buon senso lo utilizziamo per entrare sui segnali già confermati magari da un 5, ancora meglio da un 15 minuti. Allora, la registrazione di ieri è di 2 ore e tanto. Ho detto una cosa importante, effettivamente io ho esordito così, mi hanno tirato le orecchie, ma in realtà ringrazio quelle persone perché mi hanno fatto un grande complimento. Allora, diciamo che la registrazione c'è,
Magari se veramente ti interessa averla, eccetera, eccetera, ci sentiamo. Mi mandi una mail su cambiforex@libero.it, ci sentiamo e ci facciamo una chiacchierata magari un attimino al telefono, ok? Perché effettivamente io poi sono così, però regalare oltremodo, per come l'ho spiegato ieri, quello che ho detto ieri, chi c'è stato o c'è stata, bene, valore aggiunto, ve lo portate a casa. E se no ci sentiamo al telefono. Perché questo? Perché effettivamente quello che ho fatto vedere, vabbè, unito a questi, è veramente una cosa fantastica. Ma anche non unito a questi, effettivamente sono delle opportunità di ingresso su movimenti, a mio avviso, istituzionali, che comunque devono in qualche maniera, no, se bloccano il mercato, fare quasi sempre gli stessi pattern. Chiaro, se il mercato si blocca con quel pattern che ho fatto vedere ieri, in più ci sono le cause, ragazzi e ragazze, ci cioè sono veramente soldi. Se non ci sono le cause, però comunque funzionano stesso bene ed è da lì la tiratina delle orecchie. Quindi va bene, cambiforex@libero.it, buon fine settimana e ripeto, quando riesco, tendenzialmente, quindi sempre una volta a settimana, un video così chiacchierato di riepilogo, giusto per farti vedere che cosa ha fatto il modello, no? Poi non ho, ripeto, né ormai più la capacità, probabilmente, che sto crescendo, e neanche la voglia di farle tutte, per cui io te le voglio far vedere tutte, no? Non posso però trarre necessariamente delle considerazioni e delle conclusioni su quelle che io vado a fare. Ti faccio un esempio, no? E quindi sempre massima onestà e trasparenza. Se io ti devo far vedere la giornata del 20, del 19, perdon. Se io ti devo far vedere questa giornata, ok, allora io te la potrei anche far vedere, perché anzi, se volessi fare il furbetto del quartiere, ti farei vedere proprio questa giornata, per un semplice fatto che io in questa giornata qui ho shortato il massimo, benché poi abbia chiuso ben prima di tutta la discesa, ma va bene, perché mi ero dato un certo target e un certo stop, e quindi ho eseguito in maniera disciplinata. E poi ho eseguito anche long in questa zona qui, in funzione di quello che ti ho detto prima. Quindi il risultato di questa giornata è molto buono, lo sarebbe altrettanto, ma io non le ho fatte tutte in questa giornata qui, per il semplice fatto che quando è arrivata questa, ok, io stavo vedendo con la coda dell'occhio questa salita, mi sembrava un po' troppo cattivella, ok, ne stavamo parlando, e proprio perché stavo parlando non ho cliccato, ok? Poi quando effettivamente hanno concretizzato l'idea dello strappetto, dello slancio che c'era al rialzo, dandomi un ulteriore segnale, ulteriormente confermato, è chiaro che qui ci metti che ha fatto già comunque maggiormente se non che tutto o di più il range medio, hanno già incastrato gli anticipatori e le anticipatrici dello short, e quindi diventa cosa buona e giusta shortare lassù. Allora io qua mi prendo lo short e qui mi sono preso il long per un concetto molto simile. Ormai qui hanno già scaricato, poi insomma c'era un bel preditivo che in genere funziona, e anche qui no? Qui non ha funzionato subito, ma ha funzionato dopo nel caso. Quindi qui mi sembrava e l'ho fatta. Allora se io ti faccio vedere il risultato, no? Di questa giornata, vedi, lo short sui massimi e il long sui minimi, diciamo quelli lì assoluti o relativi che siano, ma massimi e minimi di quel momento lì, ok? Anche perché sì, questo è probabilmente il massimo assoluto, questo sì, anche in giornata credo che non ci fosse nella notte un minimo più basso. Quindi, però, a parte questo, non vedresti questo. Allora, da qui l'idea di continuare a fare questi video e il piacere, perché per me è un ripasso, no? Esistere insieme, perché in questa giornata qui, come ti dicevo prima, se tu entri qui devi pensare comunque di farlo con uno stop, no? Quindi lo stop 20 punti, 10 punti, 30 punti, non ha senso discuterne, si fanno le zone di stabilità statistica, ma qui lo stop lo prendi, non lo prendi in che maniera? Se entri, allora se entri qui prendi lo stop, se entri qui non lo prendi, se entri qui non lo prendi, e il modello già del suo si guarda bene ed è l'idea che già ti può dare l'innesco. Ma se io qui vado alla ricerca dell'innesco che ho fatto vedere ieri, per chi c'è stato alla mattina, è stata la mattina e forse anche nel primo pomeriggio ne abbiamo parlato, allora qui non entri, ma io non sono entrato non per questa ragione giusta, ma perché stavo ra ragionando, chiacchierando allo stesso tempo, quindi non mi sentivo di cliccare, e poi qui lo stesso innesco ti fa entrare e lo stesso innesco ti fa entrare anche qui.
Fantastico. Allora, per questo vi dico, voi memorizzate tutti i segnali che vi faccio vedere. Poi, se ogni tanto ci sono delle richieste specifiche, proprio impellenti, diciamo così, perché veramente sei convinto, convinta di, anzi, hai capito veramente che cosa hai davanti agli occhi, perché poi sui grafici che vanno su e giù tutti sono campioni del mondo, però poi alla fine non è proprio mai forse così, ok? Quindi con umiltà cerchiamo di raccogliere quello che ci dà su base scientifica il mercato, unito questo concetto ai tuoi modelli e usato su più strumenti, diventa tutto interessante. Io questa settimana ho fatto anche short GBP AUD e short NZD CAD, l'ho fatto vedere anche ieri in Trading Room, nella Open Day, quindi ogni tanto possono arrivare anche dei segnali più pacifici da parte mia sul daily. Se vuoi solo usare il daily, strepitoso. Ah, colgo l'occasione, vediamo il weekly un attimino, perché avevo avuto questa richiesta. Vediamo se imballo la piattaforma. No, su strumenti un po' più noti, quindi per dire euro dollaro. Dunque, metto in pausa e sposto la piattaforma. Non voglio, vabbè, ma no, se passo alto non dovremmo inquadrare niente. Ok, quindi va bene così. Ok, quindi questo qua e l'euro dollaro su base settimanale. Ok, adesso qui sotto c'è l'ACF, nascondiamolo in fretta, non ne parliamo. Questo qua invece è calibrato non sull'euro dollaro, l'ho spiegato anche ieri. Vabbè, lasciamo lì. Comunque, concentrati sul modello autoregressivo, no? Il discorso è questo. È ovvio che ci saranno delle settimane strepitose da rimanere a bocca aperta, no? Del tipo, allora, facciamo una cosa, questo qua sotto mettiamolo per come va messo, va. Quindi, senza segreti, anziché NZD CAD e EUR USD. Ok, allora, questa settimana qui, quindi è chiaro, su un modello del genere, ogni anno su 52 candele, 52 settimane, non puoi aspettarti 50 segnali, però quei 3, 4, 5 annuali, e qua ne avremmo avuti 1, 2, 3, 4, 5 appunto, non dico ogni anno, ma facendo girare questo modello su più strumenti, chiaramente ogni anno anche qui ne hai da fare a sufficienza e di più sul settimanale. Allora, questa settimana qui, allora, prendiamo questa settimana qui chiude, tu sei lì al venerdì sera, domenica, puoi anche già essere venerdì sera compri, se no fai il weekend flat e apri la domenica sera. Vedi, per la settimana dopo un preditivo long. Vedi che la candela precedente, se non era in soglia, ci mancava poco. Bene, io ti dico che iniziare a fare degli acquisti da qui, e poi per chi usa l'antimartingala, ecco, questa cosa non l'ho ancora specificata bene. Ringrazio le persone che hanno appreso, anche magari tramite altre strade, non l'altra, l'antimartingala, e con questo modello l'applicate a bomba, ragazzi e ragazze, perché non mi piace come frase, però spesse volte la sento dire, è la morte sua dell'antimartingala qui, perché è vero che non sempre prenderete il minimo o il massimo, però lo prenderete tante volte e quindi quando lo prenderete l'antimartingala vi farà veramente sfruttare al top il vostro conto. Okay? Quindi sono fondamentali dei modelli del genere per usare un'antimartingala, a mio avviso. Allora, detto questo, quindi qui compro e tutta la settimana vado in antimartingala long e mi faccio un bel po' di soldi. Poi a chiusura di questa settimana del euro dollaro ho un preditivo per la successiva short e anche qui ho anche il modello a posto, no? E avrei anche fuori giri. E qui se non si manifesta, se non si concretizza subito la partenza short, magari tu shorti qui, quando ti va contro in antimartingala ti alleggerisci, no? Quando poi, ovviamente siamo sul settimanale, neanche la settimana dopo e comincia a partire giù di antimartingala, qui in 2-3 settimane ti fai un bel po' di soldi. Questa qua ha il fuorigiri, ha il forecast verde, non ha l'indicatore a posto nella candela precedente, però non ha sbagliato. Okay? Poi ci saranno quelle che appunto pagheranno praticamente come questa subito alla candela successiva o quella dopo, poi c'è ancora anche questa che non aveva dalla precedente la soglia, ma insomma si poteva anche abbastanza pensare di farla, e paga subito la candela successiva. Poi ci saranno queste che, malgrado un bel preditivo, non c'è la soglia qui nella precedente, però
un bel preditivo verde, non ti andranno a pagare subito la settimana dopo perché siamo sul settimanale, ma in quelle dopo te ne vieni assolutamente a capo. E quindi qui veramente un anti-martingala mi sembra intelligente. Io adesso non ho mai avuto esperienze dirette e pratiche con un anti-martingala, cioè qualcosina ho fatto, ma devo solo mettere una cosa di qua su questo altro monitor. Qualcosina a mano ho fatto e va bene, però su base sistematica ancora non ho. Anche se in realtà ho già un expert calibrato sull'antimartingala, no? Quindi prende il margine, fa i suoi ragionamenti, eccetera. Effettivamente applicato qui direi che sia molto interessante, no? Quindi ci tenevo a farti vedere questo, ecco, quindi niente. Fai buon fine settimana, anzi no. Anzi no. GBP dollaro. Ad esempio, GBP dollaro, no? Anche qui sempre per massima trasparenza, stavo già salutando, ma che ora è? L'1:20 ed è ancora 5 minuti. Allora, GBP dollaro, perché lo metto qui? Perché mi serve per farti vedere la massima trasparenza del tutto e dire tutte le cose. Nel senso, quest'anno come soglie GBP dollaro non ha dato segnali. Poi, se tu fai un lavoro del tipo su base empirica, la soglia questa qua, la soglia questa qua, allora posso andare a fare dei test. Io ho messo una autosoglia, chiamiamola così, ma se io vedo che nello storico questo predittivo mi funziona short, questo predittivo mi funziona short, e qua è a meno 703, magari lo faccio speculare, no, per dire. Nel forex, sugli indici e sui titoli azionari non necessariamente, anzi, non di sicuro, anzi è sicuro che si può fare anche non speculare, è molto interessante perché gli indici salgono sulle scale e scendono con l'ascensore, non lo sapete, però se qui metto una soglia più o meno 700 e qualcosa simile a quella sotto, allora cosa posso andare a fare? A vedere che dopo questa ancora posso pensare che il GBP dollaro non sia così maturo per scendere, aspetto la chiusura di un vuoto e vado long. Su questa qua la risposta c'è stata già la settimana dopo, poi sono comunque pips perché siamo su un settimanale. Su questa qua non c'è stata la risposta immediata, lascia una traccia che non so perché ma viene ripresa. Poi è chiaro, questa traccia che venga ripresa dopo 6 mesi, no, ok, faccio altro, però sull'intraday sono poche candele, no? Perché un intraday a 15 minuti, qui sono, prima di riprenderla, 23 candele. Quindi 4, 8, 12, 16, 20, 24 sono 6 ore più o meno. Quindi stai nell'intraday, quindi fantastico, no? Quindi questo l'ho anche fatto vedere. Poi, se questa qua, quella precedente è in soglia, allora, questa qua, ah già, ma qua però devo mettere, questo adesso lo faccio sistemare, GBP USD, perché devo far sì che trascinandolo sullo strumento lui legga correttamente. Ad esempio, questa qua è in soglia, anche, quindi questa qua la posso anche fare, ok? Quindi ancora a volte mi andrà contro, ma tanto mi ritorna, per cui va bene. Questa qua, la precedente in soglia, e mi becca benissimo. Quindi anche qui, per dire, no? Se io vado long da qui in anti-martingala, alleggerisco, alleggerisco, qui chiudo, mi giro short, appesantisco, 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 ok? E poi, ricordandomi di questa memoria, il primo long che andrò a prendere adesso una candela ribassista un po' bellina, tipo questo, da qui, poi parto, appesantisco, 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 tradando 2 o 3 volte in un anno su GBP dollaro, senza neanche aver avuto segnali effettivi, diciamo così, come lavori? Molto molto bene. Quindi, questa qua abbiamo detta. Questa qua che è eccetera, la precedente non era per un capello in soglia e vabbè, comunque il mercato è andato giù, è ritornato su ed è di nuovo lì. Però l'anno scorso, se non ricordo male, prendendo scorrimento, l'anno scorso mi sono sentito con tantissime persone che hanno bruciato i conti e perso un sacco di soldi sul GBP dollaro andando long. Penso che sì, sia l'anno scorso. Ora non è una critica, un giudizio da parte mia, non dico neanche chi se ne frega perché mi dispiace per quelle persone, okay? Poi non sono un santo, mettete però tutto insieme, i mercati non sono mai ipervenduti, ipercomprati, occhio con l'ipervenduto su questa discesa e quindi continuo a comprare, occhio, oppure su una salita continuo a vendere. Vedete che qui adesso addirittura
le soglie di quest'anno neanche venivano prese l'anno scorso solo qui. Adesso bisognerebbe fare un test su queste soglie, commesso così alla veloce, no? Però vedete, mentre crollava il GBP dollaro, ok, il mercato non presentava memoria per essere preso né in tendenza né in contraria, quindi era tra virgolette casuale, tra virgolette, quindi ragiona su queste cose. Quindi persone che qui hanno veramente pianto, ok, mi dispiace, e poi probabilmente hanno flattato nei punti dove poi il cable si è ripreso quest'anno, cioè si è ripreso tra virgolette. Ebbene, si poteva evitare tutto questo? Sì, intanto togliamo queste due qua e lasciamo quelle autosoglie, eccetera. L'anno scorso tu il cable sul weekly non lo toccavi, non lo toccavi, non ti diceva di toccarlo. Quest'anno sul weekly ti diceva anche di non toccarlo. È normale questo, non riesce a prendergli le misure della memoria storica. Ok, allora switcho sul no, vabbè, non esageriamo, ma switcho sul daily, sull'H4 e me lo opero, ok? Altre cose eclatanti quest'anno non me ne vengono in mente. Adesso non lo so, USD JPY. Questo qua mi dà un predittivo short, la candela precedente in soglia. Ecco, messo a caso ho avuto fortuna. Perché ho avuto fortuna? Perché qui c'è un gap, no? Ma prima i gap li chiudono tutti, più o meno. Okay, fino adesso i gap di oro stanno molto molto alti, e quindi è di nuovo un beneficio ottimo. Ah, tra l'altro questa settimana ringrazio chi è intervenuto in Trading Room, praticamente su un modello che utilizziamo. Buonanotte, arrivo subito. Ok, rieccomi. E quindi dicevo, aiuto per i cagnolini. Allora, e quindi dicevo, sì, gap appunto, eccetera. E come malgrado ci fosse questo gap, no? È tutto ipervenduto, no? Dal punto di vista dei tradizionali oscillatori, qui addirittura ti dice c'è memoria storica da andare short. E la candela precedente in soglia. E siamo su un weekly. Quindi questo usato uguale in un intraday, io shorto nel caso, se shorto, perché non mi piace ancora, lo sapete già, ma se shorto in qualche maniera lì, oppure shorto magari in un punto più plausibile per me in contrarian, del tipo, vediamo, non lo so, magari questa che è pianotta al rialzo, non ha il forecast rosso, ma è per farti capire che me lo porto fino a questo minimo. Se tu invece sei più bravo di me e sicuramente, o più brava di me e sicuramente ad andare in tendenza, shorti qui. Stop e target, ti fai un ottimo trade. Quindi altro che andare long in contrarian, a casaccio sull'ipercomprato e ipervenduto. Qui, ragazzi e ragazze, abbiamo la scienza a disposizione. Ragionaci e fanne il miglior uso possibile. Grazie e buon weekend. Ciao ciao.